Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono qua per condividere delle abitudini culinarie italiane che mi hanno sorpreso e mi hanno fatto dire: ma siamo seri su questa cosa o è soltanto uno scherzo? Probabilmente non ho reagito davvero così, ma ragazzi, comunque andiamo direttamente ai contenuti, non voglio sprecarvi il tempo, quindi andiamo. Allora, la prima abitudine culinaria che mi ha sorpreso è che voi tendete a mangiare le patatine fritte con maionese e siete grandi fan di mettere maionese e ketchup insieme. E forse pensate che in America facciamo questa cosa, ma avreste torto se pensaste così. Io ho scoperto questa bellissima idea di mettere maionese e ketchup insieme soltanto quando sono venuto in Italia. E devo dire ragazzi che è proprio buonissimo e sono grato di aver scoperto questa cosa grazie a voi. Quindi è soltanto un altro motivo per cui sono contento che alla fine ho scelto l'italiano come lingua. E adesso, se devo scegliere, sì, preferisco addirittura soltanto maionese che soltanto ketchup. E la scelta migliore tra tutti è maionese e ketchup insieme, quindi di nuovo vi ringrazio, grazie ragazzi. Numero 2 è: sono stato sorpreso quando ho visto quanto è poca la scelta dei drink che avete al supermercato. Potete bere tipo acqua, vino, birra, zucca di frutto, Coca-Cola o Fanta arancione e forse qualche altra cosa in più. Correggetemi se sbaglio, ma sono solo questi i drink da cui potete scegliere. Mentre in America, ragazzi, non avete capito, abbiamo proprio tipo un vasto muro di tipo bevande diverse. E non so se lo conoscete, ma c'è una soda che si chiama Mountain Dew, che sarebbe il mio preferito, quindi se potete provarlo vi incoraggio di provarlo perché è buonissimo. Ah, e sì, mi sono dimenticato del caffè molto famoso, caffè pure, ma comunque essendo tipo una cucina così famosa al mondo, ero abbastanza sorpreso dal quanto è poca la scelta che avete tra drink. Però alla fine migliore essere semplici che tipo troppo complicati, quindi secondo me fate bene, bravi. Numero 3, se conosci benissimo il mio canale so che ne ho parlato, ma io amo il kebab e lo fate molto bene in Italia, anzi forse lo fanno migliore tipo in Turchia o Germania o qualche posto del genere, ma in Italia è buonissimo. Kebab, pizza, che bella combinazione. Ho scoperto kebab solo quando sono venuto in Italia, so che non è italiano ma l'ho scoperto lì, quindi sto dicendo che questo mi ha sorpreso. E in America non c'è kebab, c'è però molto raro e non si trova dove vivo io, quindi è molto raro. Però ragazzi, mi manca il kebab, quel bel panino con tipo verdure e quella carne che non sappiamo cos'è, però sappiamo soltanto che è buono. Mamma mia, la vorrei adesso, un bel panintone, un bel panone di kebab. Magari andrò direttamente a Roma. Quanto è buono ragazzi, davvero. Allora, numero 4, non posso dire che questa cosa mi ha sorpreso perché fa parte dell'immagine italiana, però in America tipo 95% dei ristoranti e dei posti sono catene, quindi manca quel sentimento di tipo autenticità, tipo non è autentico. Invece in Italia sono molto poche le catene, a parte tipo Alice Pizza e qualche catena americana che vi è arrivato in Italia. Sono poche le catene e questo è una cosa buonissima per il cibo e si capisce quando lo stai mangiando che non è una catena perché è fresco, è vero, è genuino, autentico. Non mi piacciono le catene se non sono buone ovviamente, ma in Italia come sapete tipo avere una catena di cibo non è comune e invece avete tipo solo gestione familiare e produce cibo buonissimo come sapete. Sono fiero di questa cosa e mi piace tantissimo. La quinta cosa, soprattutto è una differenza tra l'America e l'Italia, è che quanto è importante il pasto, quanto è importante riunirsi tutta la famiglia tutti insieme a fare un bel pranzo lunghissimo di 2 ore e mezzo a chiacchierare, a condividere drink e piatti diversi. Questa cosa è tipo fondamentale nell'italiano e in America purtroppo non è così, nel senso sì, ogni tanto c'è un pranzo con tutti insieme ma non è così comune, forse tipo solo nei giorni di festa tipo 5 volte all'anno. Invece se non sbaglio tipo la domenica per voi è un giorno sacro per mangiare tutti insieme, la nonna fa un bel pranzo, tutti stanno insieme e tipo
è solo una parte dell'essenza italiana, essere italiani. Vuol dire che a pranzo, a domenica, sarai lì con la famiglia a chiacchierare. E questa cosa è molto carina. E mi ha sorpreso perché in America non facciamo questa cosa per niente. La sesta e ultima cosa è che voi ragazzi prendete hamburger, tipo soltanto la carne, e non ci mettete pane sopra e sotto. Non facciamo questa cosa in America, tipo se c'è un hamburger, è proprio un hamburger, tipo con formaggio, lattuga, pane, pomodoro e maionese, ketchup, grazie. Ma delle volte in Italia ho ordinato un hamburger e mi hanno portato un piatto senza il pane e è stato strano, tipo, ero tipo ok, però va bene. E era diverso, questa cosa mi ha sorpreso sicuramente. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, come sempre. Ci saranno sempre bei contenuti nuovi su questo canale, forse due volte a settimana. E se stai imparando l'inglese, andate a vedere il mio canale Bringlese, seguitemi su Twitter, andate a vedere la mia pagina Patreon se volete aiutarmi e supportarmi a fare sempre video nuovi. Sarei molto contento. Ragazzi, vi ringrazio, ci vedremo alla prossima. Sono Briller dicendo peace.